Ciao a tutti ragazzi, bentornati e ben arrivati in questo quinto episodio di Pokémon Cristallo Randomizer Nightlock. Allora, nello scorso episodio sono andato a catturare questi due Pokémon, ovvero Chikorita e Gengar. Abbiamo ricevuto anche la seconda medaglia e non mi ricordo, forse sono morti anche un po' di Pokémon. Credo sia morto Steelix, adesso non mi ricordo. Allora, siamo arrivati anche alla città di Fiordopoli. Siamo quasi arrivati, diciamo, al mio obiettivo. Perché, come ho spiegato all'inizio, dopo la città di questa città, che già non mi ricordo il nome, l'ho letto adesso, non mi ricordo il nome, ho perso i dati della scorsa randomizer. Qui cerco di fare più attenzione e da prossima città in poi cercherò di fare tutto con calma. Qui ho fatto tutto velocemente perché ci avevo già giocato. Voi magari non avreste già visto, però ho cercato di prendere tutti quanti i dettagli. E diciamo subito che andiamo. Allora, la squadra è questa. Ho allenato un po' Chikorita e Wartortle. Beh, Chikorita e Gengar. Chikorita l'ho fatto... Chikorita l'ho fatto arrivare fino al livello 14 e Gengar fino al livello 12. Che so, è un livello basso rispetto a Wartortle, Alakazam e anche Charizard. Dovrei allenare anche un po' Raichu, magari quello lo farò off camera, non nel prossimo episodio, magari negli altri due di settimana prossima. Comunque, la palestra dovrebbe essere di qua e non dovrebbe esserci il... Ok, no, non c'è il Team Rocket che rompe le scatole, però qui c'è la campalestra, posso andare sicuro, tranquillo. Perfetto, mi sa di sì. Dai, scriviamo anche l'allenatrice, eccola qui. Ora spero... Allora, ok, teoricamente non dovrei combattere quasi con nessuno, se non una, anche se combattere sarà... Ecco. Allora, non pensare che il mio Pokémon sia debole solo perché è così carino. Vediamo che Pokémon ha di così carino. Zubat? Ah, sì, Zubat non è male. È un livello 18, io ho Wartortle, che con un bellissimo Bracieri... Non te lo mando, KO, strano. Sta facendo molto danno. Ok, è morto. Wow, che bel Pokémon carino. Sono andato ad andare un po' in speed, ragazzi. Ma ne è valsa la pena. Tanto queste cose non ci interessano. Ecco che adesso andiamo a sconfiggere la campalestra. No, teoricamente c'è un'altra tizia che dobbiamo sconfiggere. E non la possiamo saltare. Oh, possiamo saltarla invece. Ora, aspetta, fatemi vedere se ho tutta la... Se ho qualche pozione. No, non sono pozionata. Una barca. Una barca potrebbe funzionare. 10 PL, 10 punti salute che sono necessari. Etere, no, il PT, per il resto le pozioni non dovrei averci. Dai, proviamo. Ciao, sono Kiana. Tutti sono nel mondo dei Pokémon, così ci sono entrata anch'io. I Pokémon sono carissimi. Vuoi lottare? Sono forte da... Sì, sono qui per questo, perché voglio lottare con te, voglio la medaglia e via. Oggi è un episodio tranquillo. Ora oltre ai due Pokémon, allora inizi con un Espion, non male, non male. Livello 18, io ce l'ho un bellissimo Wartortle. Allora facciamo una cosa, distorbisco subito il tuo Pokémon, così almeno ci vediamo di torno. Fatto questo, un Incornata. E il Pokémon è morto da solo. Easy. Che questo sta per usare Hunter. Kitty, lo cambiamo Pokémon, ma sì, cambiamo... No, ho sbagliato. Ogni volta mi confondo per cambiare o non cambiare Pokémon. Vabbè, teniamo lui. Incornata, stordiraggio, effetto. Sul nemico è stato... Sì, effettissimo su lui. Oh, cazzo. Incornata, un'altra incornata. E ragazzi, easy. Cioè, easy. Senza quel Miltank che rompe le palle, questa vittoria è stata easy. Sì. Com'è cattivo? Ah, sono stato così cattivo. Stavo solo scherzando. Come sei suscettibile. Adesso lei non ci dà la medaglia. Sì, che rabbia. Oh no, hai fatto piangere Chiara. Ma non è niente, presto starà meglio. Fa sempre così quando perde. Guarda la mia medaglia. Che vuoi ancora? Una medaglia? Ah, dimenticavo, eccoci la medaglia, piana. Wow. E signori miei, abbiamo anche la nostra terza medaglia.
Posso usare forza? Ok, sì, vabbè, per il resto non mi interessa, me ne voglio andare. Attrazione, attrazione non mi serve. È stato facilissimo, è stato easy, easy. Adesso però dobbiamo fare un po' avanti e indietro. E questa è una grande, 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 grande rottura di balle. Teoricamente devo rifare le catture anche da questa parte. Però con calma, facciamole con calma. Ho già battuto tutti quanti allenatori. Ma come? Leonax del passato, che sta combinando. Pensava di aver battuto tutti questi allenatori. Ok, ora, se non mi ricordo male, qui davanti c'era un giochino. O l'hanno implementato solamente in Pokémon Soul Silver e Heartgold. Non mi ricordo, ma io metto i Pokémon. Questi adesso chi si ricorda sulle sconfitte, no? Ok. Dovrebbe esserci un tizio qui, no? Ma no, perché è già venerdì, era il sabato che lo faceva. Porca vacca, sto registrando di venerdì, ma questo episodio uscirà sabato. Vabbè, devo fare lotta anche al parco nazionale. Vediamo un po' che Pokémon ci sono, veloce, veloce. Entriamo di qua e vediamo un po' che Pokémon ci sono da quest'altra parte. Teoricamente però questo dovrebbe essere un altro percorso, oppure sempre quello di prima. Se no, ecco, voglio fare la cattura. Giusto per curiosità, uno Snorlax. Ma aspetta, mi sa che questo percorso è attaccato con l'altro, quindi quali catture io non li posso fare. Devo controllare, ragazzi, perché se vi ricordo bene è un percorso che c'è da vicino alla prima città, dove si pesa la prima palestra, la prima medaglia. C'è, ho catturato Snorlax, mi diceva un percorso, però non mi ricordo se era percorso 36. Mi sa di sì. Quindi questo qua, a prescindere da chi è, non posso cattare. Sono Floria, la fiorista. Ascolta, quando ho provato a bagnare quell'albero, ballare, si è messo a ballare. Credo che sia un Pokémon. Se lo sia fatto bene, non sono. Certamente. So io come annaffiarlo. So io come annaffiarlo, ci penso io. Affetto, vediamo un po' qui. Lo strano albero. Mi sta attaccando. Chi sarà? Wigglypuff. Che delusione. Va bene, questo quindi è un altro percorso. Posso? Vediamo qualche po' come sono qua. Oh porca di quella. C'è Lugia, raga. Lugia. Ecco qua. Perfetto, allora livello 15 dovrebbe essere molto potente. Stordiraggio. E l'abbiamo stordito. Ora non so, proviamo a fargli un bracciale, vediamo quanto tengo, perché sennò se ne tolgo tanto e avere bruciato. Ok, non ne tolgo tanto, perfetto. Da qui in poi. Sì, però lui. Oh cacchio, lui però si fa molto male. Questa scena è un po' un déjà vu, perché qui, nella scorsa randomizer, ho trovato Entei. No, brutto ho fatto fuga. E mo a ritrovarlo. Finalmente ho un incubo spoia. Porca vacca. Non sapevo. Cioè l'avreste visto velocizzato, ma è stato veramente un incubo. No! Sbagliato! Eccolo qui! Spora! Bolla rara! Che antidoto? Hai capito? Cazzo ragazzi, ho pochissime! Questa è l'ultima possibilità di catturarlo!
pezzo di cacca! Ti posso neanche insultare, quasi che posso insultarti, brutto pezzo di merda! Ragazzi, se faccio un altro ballaraggio, provo a ucciderlo. Ok, ho fatto bene a usarlo. Potevo usarlo prima. Spora. Ho solo due Pokémon, raga. Non entrerà mai, si è pure svegliato. Cambiamo Pokémon, va? Wartortle. Ok, stordiraggio. Ah, raga, l'ultima ball. È stordito. Ah, vita rossa. Se non riesco a prenderlo adesso, dovrò cercare di prenderlo nel prossimo episodio. Vuoi essere preso nel prossimo episodio? Va bene. Quindi, ragazzi, allora, prima di tutto torniamo al centro Pokémon, perché come potete vedere la mia squadra non è che è messa molto bene. Oddio, solamente Raichu non è messo molto bene. Quindi, signori e signori, episodio veramente easy. Abbiamo catturato, cioè, abbiamo conquistato la terza medaglia e basta, abbiamo solamente conquistato la terza medaglia. Ho provato a catturare un Lugia, che proveremo ancora a catturare nel prossimo episodio, ragazzi. Torno indietro, sconfiggo gli allenatori che non ho sconfitto, prendo un po' di bei soldini, compro un bel po' di Mega Ball e la prossima volta proveremo ad affrontare il Pokémon tipo... proveremo ad affrontare Lugia. Ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare like, iscrivervi al canale, condividere questo video con i vostri amici e noi ci vediamo domani con il prossimo episodio di Pokémon che sarà l'ora quando mezzo Night Vlog. Ciao a tutti!